Buongiorno, sto smontando la tenda, questa mattina farò colazione qui al camping e poi si parte 60 km fino a Licata, dove incontrerò Angelo. Buongiorno, è pronto allora? Arrivo. Tavoli. Campo da tennis. La granita di Giovanni. La granita di Giovanni. Ecco qui. Guardate che spettacolo. Questa brioche come si chiama? Brioche col tuppo. Buonissima. Granita favolosa fatta in casa. Questa è una granita fatta con il limone di casa mia. Molti usano ghiaccio tritato e succhi di limone. Invece io le premo io con le mie mani. Infatti me ne sono accorto subito. Favolosa. È una granita doc. Ho fatto leggere tutte le recensioni, la prima cosa è la granita. La mia granita. Infatti è una granita favolosa. Mai mangiato una granita così in vita mia. Allora ciao, ciao, buon viaggio. Grazie. Non sono tutte precise quando guido. Meglio così. Indovinate a cosa sto pensando? La granita di questa mattina favolosa. Volete ascoltare una piccola storia horror? Si intitola La rasetta infernale. C'era un ciclista che vagava tranquillo per le strade della Sicilia. All'improvviso lo specchietto retrovisore vede un grosso tir arrivare minaccioso, quindi cerca di tirarsi il più possibile a destra, ma praticamente arriva un centimetro dalla scaletta dell'asfalto. Il camion arriva sempre più vicino e il ciclista comincia a pregare. Il camion lo supera 5 cm alla sua sinistra e sembra non finire mai, mai. Alla fine, finalmente supera il ciclista che si salva per miracolo. Mi è accaduto 5 minuti fa. A dire il vero, di queste rasette me ne capitano almeno 5 al giorno. Questo accade soprattutto dove non c'è purtroppo spazio a sufficienza. Cari siciliani, non so che problema avete con l'immondizia. Sicuramente avrete delle ragioni per fare questo, ma per me è incomprensibile.
nostro adesivo io lo porterei sempre in viaggio. Ho superato Gela, destinazione Licata, e sono passato sul lungo mare. Devo dire la verità, anche le città magari all'apparenza meno carine, secondo me hanno tante possibilità, tante potenzialità da sfruttare. Assurdo, leviamoci da qua. Ciao Angelo, mettiamoci là. Se arrivo. Porto Pescherecci. Arrivo. Sì, vai. Questi noi li chiamiamo calanchi. Voi quindi? Queste o valanche oppure timpe. E qua c'è l'ingresso del rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale. Questo è il palazzo di città, il comune. Questo qua? Sì. Quello? In stile Liberty. Questo è Corso Umberto, ex via Imera, che è la zona principale, il cuore del paese. Tutto si svolge qua. Questo è Corso Serrovira. I Serrovira erano una famiglia nobiliare delicata del 1700. È un altro corso principale di Licata, Corso Roma, sì, che porta al palazzo di città. E qua è la piazza principale dove si svolge tutto. Fra 10 giorni ci sarà la festa patronale. Qua sarà invasa dalle bancarelle, una cosa meravigliosa. Questo è Corso Vittorio Emanuele, che è la zona in, diciamo, di Licata, o almeno una volta lo era sicuramente, ma dove si svolge tutto, tutta la vita del nostro paese, nostra città. Tu stai tranquillo, ti fai una bella doccia, ti fai la mezz'oretta, quello che vuoi. Vedi, questi sono palazzi, sì, sì. Palazzi nobiliari di una volta che ormai sono stati smembrati, quindi ci abitano più famiglie. Ho conosciuto una persona fantastica, il signor Angelo praticamente mi ha ospitato in questo B&B, mi ha fatto mettere la bicicletta al sicuro, mi ha offerto questo panino. Andiamo a vedere com'è. C'è un bellissimo bagno e guardate, un vero letto. E dintorni mi sta facendo vedere tutto, quasi tutto. Angelo è un iscritto doc del canale e finalmente siamo riusciti a conoscerci. Quella che mi sono trovato davanti è una persona dall'animo nobile e generoso, un uomo estremamente orgoglioso della sua terra. Nonostante il poco tempo a nostra disposizione, si è fatto in quattro per farmi capire il più possibile i luoghi e la storia della sua città. Queste sono alcune immagini della nostra giornata passata insieme. Thank you.
passeggiatina in Corso Umberto con l'amico Francesco. Angelo, ben di nome gradito. E di fatto. Grande Angelo. È stato bello averti all'Icaro. Vieni qua, vieni. Ferdinando lo trattiamo bene a Francesco.